cari amici, in questo video parleremo di attacchi di panico ed in particolare risponderemo ad un quesito posto da tutti i pazienti, praticamente tutti. Posso guarire, dottore, posso guarire? Si può guarire dagli attacchi di panico? Questa domanda sorge nel paziente dopo tentativi precedenti di cura, dopo anni di sofferenza, dopo aver consultato diversi specialisti e spesso e volentieri aver adottato diversi trattamenti nella fiducia di poter guarire. Ovviamente, se stiamo qui a parlare di questo quesito e voi a visionare questo lavoro, la risposta è che non siete riusciti a risolvere malgrado i diversi tentativi. La risposta è secca. La risposta è sì, si può guarire. Si può guarire dagli attacchi di panico, si può guarire dall'ansia, si può guarire anche in modo abbastanza semplice, ad una condizione: comprendere tutte le verità su questi disturbi, su questo disturbo, il disturbo di panico. È soltanto in questo modo che si può guarire, comprendendo quali sono le dinamiche che portano alla manifestazione dei sintomi lamentati dal paziente e quali sono le reali strategie per risolvere il problema. Innanzitutto bisogna fare un chiarimento: che cos'è curare in questo disturbo? Che cosa bisogna curare in questo disturbo? Solitamente il paziente cerca di risolvere il sintomo credendo che sia questo il problema. Cerca di curare la tachicardia rivolgendosi al cardiologo, cerca di curare quelle parestesie, quei formicolii rivolgendosi al neurologo, cerca di curare quella paura di impazzire rivolgendosi allo psichiatra, cerca di curare quella sensazione di oppressione alla gola, quella sensazione di asfissia, di mancanza di aria, rivolgendosi allo pneumologo, che nella maggior parte dei casi rassicurano il paziente dopo le indagini che non c'è nessun problema fisico da curare. In alcuni casi ci sono delle prescrizioni farmacologiche che vengono assunte con fiducia, nella speranza viva di poter guarire. Tuttavia, a distanza di tempo, il paziente si ritrova a dover fare i conti con la sua realtà, pur avendo seguito alla lettera determinate indicazioni date dallo specialista. Il problema si presenta allo stesso modo. Magari alcuni periodi di miglioramento, relativo miglioramento, spesso perché il paziente evita determinate situazioni, ma mai una remissione completa dei sintomi. Quindi, continuando a vivere quella costante paura di sentirsi male, perché c'è da dire, quello di sicuro in realtà non è l'attacco di panico, è il disturbo di panico. Il paziente è con questo disturbo ti riferisce di aver avuto 10-20 crisi nella sua storia, ma di essersi invece svegliato ogni mattina e aver vissuto l'intera giornata nella preoccupazione che si possa presentare una crisi, come l'avrebbe affrontata se ci sarebbe stata quella risoluzione di quella crisi o se non fosse questa sfociata in conseguenze più gravi e mute dal paziente, tipo uno svenimento, tipo una perdita del controllo, tipo un infarto, tipo la morte nei casi estremi. Queste le paure che sono naturalmente infondate, lo spiega lo specialista terapeuta, lo psicoterapeuta durante le sedute di psicoterapia. Quindi, malgrado cure precedenti o tentativi di cure precedenti, il paziente continua a sperimentare gli stessi problemi. Non si sente mai guarito completamente e vorrebbe, lo vorrebbe tanto. Quindi si chiede: dottore, posso guarire? Si chiede: posso guarire da questo disturbo? Potrò mai guarire da questo problema che ho
ormai dura da tanto tempo, che mi sta portando a tante limitazioni, a tante rinunce. La risposta di nuovo è sì, si può guarire, ma bisogna comprendere la verità. La verità è che il problema da curare non è il sintomo, il problema da curare è la causa. Io non risolverò mai nessun problema se intervengo sulla conseguenza. Il sintomo dell'attacco di panico, prendete appunti, è una conseguenza. Una conseguenza di che cosa? Ovviamente di una causa scatenante. Qual è la causa scatenante? Il pensiero, i pensieri che la persona fa, i pensieri che portano e alimentano la paura, quindi l'ansia, quindi i sintomi fisici, quindi l'attacco di panico. Quello che bisogna curare per poter guarire in modo definitivo sono i pensieri disfunzionali. Lo so che è complicato comprendere questi meccanismi, ma è assolutamente semplice nel momento in cui viene spiegato in un setting psicoterapico, durante le sedute di psicoterapia, che sono il trattamento elettivo. Il terapeuta, durante la psicoterapia, al suo paziente spiega qual è quel legame stretto che esiste tra i pensieri che fa e il suo sentirsi male. Spiega come il suo sentirsi male è una conseguenza di quello che pensa. E quello che pensa lo ha maturato nel tempo, dopo quella prima crisi di panico, dove all'improvviso si è sentito male, non è riuscito a spiegarsi e ha iniziato a temere che possa riaccadere. E difatti è accaduto. È accaduto dopo una settimana, è accaduto dopo un mese, è accaduto dopo 6 mesi, ma è accaduto. Da lì la conferma, c'è qualcosa che non va, qualcosa che all'improvviso si può presentare. Qualcosa che è devastante, come sintomi fisici, il disturbo di panico, l'attacco di panico è molto forte e all'improvviso è per il paziente inspiegabile ed è estremamente forte, tanto da temere, da portarlo a temere che sia sul punto di morire, in qualche modo morire, un infarto, un ictus, un'ischemia. I pensieri disfunzionali stanno alla base di queste manifestazioni fisiche. Tutte queste paure, la paura di potersi sentire male, è già un acceleratore della persona, passatemi questo termine. La persona che fa questi pensieri si accelera a livello emotivo, inizia a percepire pericolo, pericolo anche dove non c'è pericolo, non ci sono pericoli. Il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il traffico, una festa, addirittura in alcuni casi il posto di lavoro dove magari lavorava da 10 anni. Inizia a temere anche quei posti, inizia a sentirsi sicuro soltanto quando è alla base, la propria casa, con le persone fidate che possono soccorrere. Tutti questi ragionamenti apparentemente protettivi per il paziente crede che evitando le situazioni possa stare più tranquillo, più sicuro, in realtà non fanno altro che alimentare il problema. Quello che bisogna fare è iniziare un trattamento psicoterapico, si consiglia un trattamento cognitivo-comportamentale che è il trattamento elettivo per questi disturbi, in modo da comprendere quali sono questi legami, comprendere come è possibile risolvere in tempi brevi questi disturbi, spezzando quel legame esistente tra pensiero ed emozione. Quindi la risposta, amici, alla domanda posso guarire è sì, assolutamente si può guarire indipendentemente dal tempo che ne soffrite. L'importante è intervenire sulla causa e non cercare di risolvere i sintomi. Quelli che vanno risolti sono le cause. Le cause sono i pensieri disfunzionali. Il trattamento consigliato è la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Io spero in questo video di avervi dato delle indicazioni preziose per comprendere meglio il disturbo e iniziare un trattamento più adeguato e finalmente guarire. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, vi ringrazio di cuore e vi porgo i miei più cari saluti.